Non so se anche voi, ma quando torno a casa dopo una giornata faticosa, l'unica cosa che davvero bramo è rilassarmi davanti alla TV, guardando possibilmente un bel film. Il problema è che ogni giorno si arriva alle 21 senza sapere quale. Nel giro di 2 minuti ci si gioca l'andazzo dell'intera serata. Allora, per aiutarvi in questa decisione, che tutto sommato è una faccenda molto seria, noi di Cinematografi Film Is Now abbiamo deciso di suggerirvi qualche bel titolo da vedere dal 25 giugno al 1 luglio, tutti rigorosamente sul digitale terrestre. Domenica 25 giugno va in onda alle 21 su Rai 3. Un bellissimo film, Il Cigno Nero, ambientato nell'affascinante mondo della danza, con una bellissima protagonista come Natalie Portman, che ha vinto anche un Oscar per questo ruolo e che è il perfetto punto di congiunzione tra talento e pazzia. A farle da rivale poi una fantastica Mila Kunis e pare peraltro che la regista Darren Aronofsky, tra parentesi, uno dei miei preferiti, abbia tentato di mettere realmente in competizione le due attrici sul set. In più c'è anche una favolosa Winona Ryder e un protagonista maschile che già solo di suo è un buon motivo per il pubblico femminile per vedere il film, e cioè Vincent Cassel. Tanta sensualità, tante drammatiche, tematiche psicologiche per un film ricco di mistero da non perdere. Passiamo a un film molto ambizioso, in onda sempre su Rai 3, lunedì 26 giugno alle 21:20. Si intitola Samba ed è diretto dagli stessi registi di Quasi Amici e anche interpretato, peraltro, dallo stesso protagonista, simpaticissimo Omar Sy, che abbiamo visto recentemente anche nei panni di un padre single in famiglia all'improvviso. Esplode l'azione martedì 27 giugno su Rai 4 alle 21:10 con Escape Plan, fuga dall'inferno di Michael Armstrong con Sylvester Stallone, nei panni di un finto detenuto. Il suo lavoro, infatti, consiste nell'infiltrarsi nelle prigioni per poi trovarne una via di fuga. Incontrerà durante questa sua pericolosissima missione un altro attore con altrettanti muscoli, Arnold Schwarzenegger, nei panni di un vero carcerato. Ti guardi in giro parecchio per essere un uomo non interessato. Che cosa ti serve? Voglio entrare nella zona di isolamento. No, non puoi dirlo sul serio. Sì, è quello che voglio. Consideralo un favore. Ok? Ok. Bene. Rimaniamo sul filone dell'azione, ma questa volta con una sfumatura decisamente più trash. Mercoledì 28 giugno, sempre alle 21:10, sempre su Rai 4, c'è Sharknado, diretto da Anthony Ferrante, tratta di squali che arrivano sin dentro le città. Tra piogge torrenziali, trombe d'aria, e succede veramente di tutto dal punto di vista climatico, c'è tanta, tanta, sin troppa azione, pure lì dove non serve. Si ritorna alla serietà giovedì 29 giugno con un film del caro e sempre soddisfacente Ferna Nozpetek con Margherita Bui e Stefano Accorsi, le fate ignoranti. Che stupidi che siamo, quanti inviti respinti, quante parole non dette, quanti sguardi non ricambiati. Tante volte la vita ci passa accanto e noi non ce ne accorgiamo nemmeno. Ecco dunque, accorgiamoci di questo film su Iris giovedì 29 giugno. Venerdì 30 giugno su Canale 5 alle 21:10 ci fanno compagnia Ficarra e Picone con La Matassa, storia di due cugini costretti a non frequentarsi a causa di un litigio familiare. Ipocondriaco e ossessionato dalla paura della morte, uno, truffaldino e piuttosto sopra le righe, l'altro. Insomma, i due comici siciliani creano come sempre l'accoppiata perfetta per farci ridere di gusto.
Concludiamo la settimana ricordando un attore in realtà indimenticabile. Proprio in questi giorni ricorre un anno dalla sua scomparsa, il mitico Bud Spencer, protagonista della commedia Piedone d'Egitto, in onda ancora una volta su Rai 3, sabato 1 luglio alle 21.10. Per tutti gli altri film vi invito a cliccare sul link che è qui sotto. Noi poi ci vediamo settimana prossima, nel frattempo saluti e baci e caldi e scoppiettanti popcorn, che tanto a noi che siamo golosi di cinema piacciono uguale anche se fanno 40 gradi. Insomma, buona visione dalla vostra Elisabetta.